Prima con un medico in famiglia, poi con Don Matteo, a Viale Mazzini sono riusciti a creare una sorta di patto non scritto con gli italiani più che decennale. Ma a cosa si deve il successo di Don Matteo? Come per Nonno Libero, in Don Matteo vediamo un personaggio senza macchia, capace di aiutare gli altri, che prova empatia e non giudica, una vera e propria guida di vita, oltre che spirituale. Terence Hill non è il prete bacchettone che si erge sul piedistallo o il Don Camillo degli anni 80 che litigava con Peppone. È uno che ha sofferto e ha vissuto, che non si spaventa di fronte alle debolezze umane. In più è attorniato dal sorriso bonaccione di Nino Frassica e dalla bella presenza di Simone Montedoro, che restituiscono anche loro un volto più rassicurante dell'armi. C'è da dire inoltre che gioca un ruolo fondamentale la scelta delle location, prima Gubbio, ora Spoleto, che rifuggono il caos delle grandi metropoli e cullano lo spettatore. La forza della provincia, immersa nel verde e abitata da persone genuine e semplici, sta nel fatto che riesce a far sognare agli italiani una vita molto più calma. Infine, è indubbio che dopo anni di messa in onda il successo di Don Matteo vada ben oltre il piccolo schermo. I personaggi, come è successo proprio anche per un medico in famiglia, si sono trasformati in persone reali e Terence Hill è di fatto il prete in bicicletta per molti di noi, la spalla su cui vogliamo piangere, il confidente a cui non abbiamo paura di confessare nulla.